One Podcast. Non bastasse la realtà a dimostrare che la narrazione del governo sull'economia è frutto di una terribile illusione ottica, aumenta l'occupazione e viva tutto risolto, e invece scopriamo che i salari restano bassissimi e che il potere d'acquisto è precipitato, non bastasse questo, si diceva, arriva l'ennesima sorpresina in Parlamento. Un altro regalo agli evasori. Io sono Annalisa Cozzocrea e il 12 gennaio 2024 questo è The Time, dentro la notizia. Scrive oggi sulla Stampa Luca Monticelli che dal centrodestra è arrivato un altro regalo agli evasori, l'ennesimo aiuto ai furbetti che così potranno pagare meno tasse. È sottile, ascoltate come funziona. Il concordato preventivo biennale è uno strumento rivolto alle partite IVA fino a 5 milioni di euro di ricavi, che nasce con l'obiettivo di portare alla luce il sommerso, questo l'obiettivo dichiarato. Quindi cosa succede? Che l'Agenzia delle Entrate propone un patto al contribuente che funziona così. Si ipotizza un aumento dei ricavi prendendo a riferimento il reddito dichiarato e su quella cifra si quantifica la base imponibile delle imposte sul reddito e sul valore della produzione. In pratica, lo sciolgo, si dice, tu hai guadagnato tot, puoi prevedere di guadagnare un po' di più l'anno prossimo, dammi questo, io non ti faccio alcun controllo. Che cosa succede? Che questa cosa conviene soprattutto a chi fa molto nero, a chi quindi tende a dichiarare di aver guadagnato poco, poi paga una piccola tassa ed è certo che non arriverà nessun controllo dell'Agenzia delle Entrate, perché ha fatto un patto che dice proprio questo. E infatti le opposizioni sono insorte, Maria Cecilia Guerra, che di fisco se ne intende, del Partito Democratico, dice è una totale legittimazione dell'evasione. Ora qui non bisogna chiaramente generalizzare, non bisogna pensare che tutte le partite IVA siano degli evasori, sappiamo benissimo che non è così, ma abbiamo anche dei dati molto precisi che arrivano dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia, che li ha scritti nella NADEF, nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Cosa dicono questi dati? Che, lo scrive sempre sulla Stampa Giuliano Balestrieri, oltre la metà di artigiani e commercianti dichiara meno di 35.000 euro. E dice ancora che il governo, che dice di voler combattere la vera evasione fiscale, non quella presunta delle partite IVA, ha scritto appunto nella NADEF che l'evasione dell'IRPEF tra autonomi e imprenditori ammonta al 69,7% e che dei 76 miliardi di euro di mancate entrate tributarie per il 2020, 28,2 miliardi sono proprio da imputare ai mancati versamenti IRPEF da parte di imprenditori e autonomi, e altri 22,8, parliamo di miliardi di euro, derivano dall'evasione dell'IVA. Quindi il 67% delle persone che evadono rientra in questa categoria. E poi se si pensa al triennio che va dal 2018 al 2020, nonostante il Covid, l'evasione media dell'IRPEF degli imprenditori ammonta a 31,2 miliardi di euro. Quindi qui non si tratta di criminalizzare interi comparti, intere categorie, di generalizzare, si tratta però di dire molto nettamente che questi continui regali a chi evade le tasse, questi continui trucchetti per permettere di evadere le tasse, sono intollerabili in un paese in cui una larga parte di persone soffre non solo per la povertà, per i salari bassi, per l'incapacità di stare al passo del costo della vita, ma anche per i servizi che vengono meno, la sanità pubblica, la scuola pubblica, i servizi ai cittadini, i trasporti, una sofferenza dovuta all'enorme quantità di evasione che c'è nel paese, che nessun governo negli ultimi 20 anni è stato capace o ha voluto affrontare.